Ah, io sono Nintendo, la signora del male. Benvenuti alla prima parte del World Out, non mi voglio chiamare Link, The Legend of Zelda, Skyward Sword. Ah, dov'è la T? Perfetto, ci sta giusto giusto. Avrei voluto mettere King Oro, solo che c'era già, l'ho già usato io. Che succede? C'è una foresta buia, molto buia, che cavolo è? Oh cavolo, quello cos'è? Beh, bisogna dire che è carino, dai. Chi non lo vorrebbe come animale domestico? Va bene, ora non dubitare. Meglio. Si vede bene? Sì, ok. Aspetta che posso mettere ancora un po' di zoom. Perfetto. Oh, questa mia sono canubi. Oh, mi piace. Ne vorreste avere uno anche voi, vero? No, quello è solo mio. Quello rosso è mio, quello blu no. Quello blu è di Zelda, il personaggio più inutile che io abbia mai creato dopo la principessa Peach. Oh! Altro di Sol Canubi, però il mio è migliore, perché è rosso! Lo so che non c'entra niente, però... Alzo un po' il volume. Ah, la balla, no, le gote. Troppo bella. Dovreste sentire la versione integrale. Ma aspetta, lì c'è il link in cui si sente. Se ce lo metto, se me lo ricordo. Bene. Ah, eccoci. Oh, il mio animaletto da compagnia! Ah, che noia! Nintendo, è giunto il momento di aprire gli occhi! Oh! Molto presto sarete travolto da un destino sorprendente! È il momento di... Perché stavo leggendo di Midas? Sì, c'è scritto destarsi! Lasciamo stare! Manasse, Nintendo! Intento. Oh. Ciao animaletto domestico. Oh. Cosa cavolo era quello? Ah no, era solo vincolo. Meglio, non c'è nessun saltanubi. Come non detto. Cosa vuole adesso qua? Aia! Cavolo signora, ah, questa è sicuramente una lettera molto formale. Ok, niente, lasciate stare quello che stavo dicendo. Caro signor Ferigliero, caro signor Pigone, scommetto che quando riceverai questa lettera sarai ancora dormendo, no? Mi ha svegliato il tuo Sol Canubi, stupida Zelda che non sei altro. Buongiorno Nintendo, oggi è il giorno del battesimo del volo, cavolo, ma io so già volare. Non te ne sei dimenticato, vero Zelda? Oh, manco dormire, mi lascia sta qua. Ok, bene, guardiamo subito che nell'armadio ci sono dei soldi. Solo il nostro. Gli altri no. Bene, ora è da partire. No, di qua ci sono le scale. Di qua. Ah. Ok.
qua, siamo arrivati alla nostra prossima tappa, il gabinetto. Ok. Ok, bene, abbiamo fatto, possiamo anche uscire. Bene. Fammi vedere, già 5 minuti, che cavolo. Ok, bene, e ora. Bene, questa è Oltrenuova, la città in cui viviamo. Cioè, non viviamo esattamente a Oltrenuova, viviamo alla scuola Darby. Qui Zelda è la figlia del direttore. Sì, bla bla bla. Ciao, magistro Illirio, come cavolo ti chiami? Lo so che non ti chiami Illirio. Oggi è il giorno del battesimo del volo, ti senti in forma? Vorrei dirti un paio di cose, ma lasciami in pace, o almeno dimmele da lì! Girati verso di te. Veramente? Sì, bla bla bla, queste sono tutte spiegazioni di come giocare. Peccato che io sappia già come giocare. Sì, bla bla bla. E questo ti spiega lo scatto, in pratica mentre ti muovi premi A e fai uno scatto e puoi camminare sui muri. Sì, puoi camminare sui muri. Link in questo gioco è Spider-Man. Sì, bla bla bla. E lì fai semplicemente un salto automaticamente. Buongiorno, Nintendo, vuoi allenarti subito per il battesimo del volo? No, voglio dormire! È un appuntamento. Ah, devi vedere Zelda. No, devo dormire! Beh, allora capiti proprio a fagiolo. Ah, avevo letto Gaffer. Geppo, il padre di Zelda, sai, il direttore della scuola, beh, la sua... Cosa c'è scritto? Figlia è fuggita! Ed è lì sul tetto e noi dobbiamo andare a recuperare quello stupido crociato che non è altro. Sì, bla bla bla. Ho da fare, senti, eh. Cosa vorresti dire al direttore? Mi ha fatto veramente andare avanti, io pensavo... Mio. E io sono caduto per l'ennesima volta quando faccio questo pezzo, cado sempre, sempre, non c'è una volta in cui non cada. E se bla bla bla, siete sempre pronti, ma fai attenzione, bla bla bla. Ok, faccio attenzione, però non è colpa mia se mi viene da scalare i muri. È colpa di chi ha inventato i muri così bassi. Ok, quando prendete una di quelle palline verdi vi dà tutta l'energia. Cioè, non tutta l'energia, tutta lo sprint, insomma. Ed ecco che siamo da Zelda. Oh. Eroe condotto dalla ferma della dea, congiunge cielo e terra e porta con sé la luce. Sì, ma che cavolo significa? Il bello è che io mi devo basare su questa canzone a un certo punto per andare avanti. Buongiorno, Nintendo. Il mio saluto a lui ti ha svegliato per bene, Nintendo? Ma tu ti ricordavi dell'appuntamento? No, volevo semplicemente dormire. Ehi, visto che ben vestito e che strumento sono gli accessori da te per la cerimonia di oggi, il battesimo del volo, peccato che quel corvo sia veramente della dea. L'arpa. Sei la stessa.
Bellissimo, vero? Preparare tutto questo strumento, si dice. Cioè che la dea delle leggende ne avesse uno uguale. No, è quello lì, stupida! Il suono che produce meraviglioso mio padre, dice che si chiama Lira. Io invece dico che si chiama Alfa. E anche il vestito è splendido. Questa storia l'ho confezionata con le mie mani. C'è proprio una salata da schifo. La userò per la cerimonia. Cos'è che c'è scritto? Lira e il vestito fanno di me la delle leggende per un giorno. Oh cavolo, ti prego, non fulminarmi, ti prego! Così fossi proprio tu, Nintendo. Ah, stupido, t'ho programmata! T'ho già visto! Allora, che ne pensi? È carnevale? Non ti devi dire! La prossima volta dica a me che non mi torna! No, veramente, pensavo fosse carnevale! Dai, eccoti qui, è tutto pronto per la cerimonia. Ecco, questo è il padre di Zelda, tenetevi pronti. Non so manco io chi ho assunto come game designer che ha fatto un lavoro così. Incredibile, bla bla bla. Ecco, ora ditemi se questa faccia non vi fa paura. Mi sa che ho assunto Marco come game designer. Padre, ascolta, ultimamente Nintendo non si è esercitato per nulla nel ruolo. Di tanto in tanto cavalca lo scalumbi, ma solo per fare qualche giro in cielo. E allora non potrà mai essere il campione se non è in grado di cavalcare con la massima disinvoltura. Veramente è facilissimo essere il campione. Non ti scaldare così, Zelda. Il battesimo del ruolo è proprio il modo giusto per provare il legame e l'intesa fra uomo e Falcanubi. Non si diventa campione tanto facilmente. Appunto, stai sostenendo la sua tesi, però anche se è vero che Nintendo che non si è esercitato molto ultimamente, dovresti capirlo tu stessa, che lo conosci da quando eravate piccoli, bla bla bla, non mi frega niente, dai! Però sta parte è troppo lunga. Un po' mi finisce già. Infatti, mi mancano più un minuto e mezzo, dai. Almeno Zelda la pasta, fatemela far vedere. Ecco, lì ti spiego semplicemente che il tuo canumbi è spinto. Dai, sbrigatevi. È già quasi finito. Padre, non prendere tanto la leggera. Il battesimo del volo è la prima delle prove per scordarmi. Adesso non affronta il mio nuovo bla bla bla. In queste condizioni Nintendo non potrebbe non diventare un cavaliere. Dai, Zelda, su. Ora però calmati, come ti scaldi quanto si tratta di Nintendo. È la faccia di me, lo sai. Comunque Nintendo, guarda la cerchia, esercitati, ti farò fare la prova dell'ultimo minuto. Vieni qui, forza, lenti. Ecco perché dico che Zelda è pazza. Lo state per scoprire. Ok, c'è un minuto. Come al solito, salti da qui, inclinati e chiama il Falcanubi. Il battesimo del volo inizia al momento, quindi fai tutto bla bla bla. Lo chiedo per favore, cosa che intendi significa che non è una casa di nervo, che cerca di essere serio, non penserai che da davvero alla storia del legame speciale su poche storie, esercitati, fammi il favore, va bene? Bene, buon volo! Ed ecco perché dico che sei pazza! Ok, clicco giù! Ed ecco che non arriva su Canubi, ed ecco perché dico che cosa deve fare. Mi sta uccidendo.
cazzo, che lui non si fa vedere, te mi sei accorto. Accidenti. Ecco, cioè sì, dai, in questo gioco non è poi così tanto inutile, no? Cioè, prima c'era per uccidere, poi salva la vita. Cavolo, sono passati 15 minuti. Vabbè, così avete visto cos'è successo. Bene. Perdono mio amico fedele. Io, è stata colpa mia, come ti sentivo? Per fortuna è stata bene, ma che fine aveva fatto il suo canubi di Nintendo? È lì! Ah no, quello lì è un termosifone. Cosa diceva quando non riusciva ad avvertire, nel senso che non riusciva a sentire che c'era? L'ho capito solo ora, ed è la terza volta che vedo sta scena. Ding-dong, ding-dong. Cosa sarà successo? Perché ho fatto così tardi, questa non è responsabile. E me sto per finire io. Provo a spiegargli cosa è successo, sta a vedere che mi fa andare a recuperare il gatto. Questa è la cosa finale della prima parte. Arrivederci. Ora io vado a salvare. Cioè, voi salvate anche voi e, non so, oppure aspettate direttamente che esca la seconda parte e fate voi.